questi allora, sono 7 anni di corse di Formula E, ma tu hai iniziato ovviamente prima, perché le cose non si fanno da un giorno all'altro, come sappiamo. Cosa ti lasciano questi anni di Formula E? Tantissimo in tanti sensi, perché diciamo ho imparato tanto, anche se la gente pensa che con l'età diciamo io ho imparato di Alberto, ho imparato di Alejandro, siamo completamente diversi, no? Alejandro è un visionario, come sappiamo tutti, difficile di lavorare con lui, perché è una persona che vuole lo impossibile, e io che sono più una persona di operazione, che sono quelli che devi fare quello che lui pensa, allora è difficile lavorare con lui. Alberto è una persona straordinaria come essere umano, a parte di un capo stupendo, con una chiarividenza, you know, benissima, e ho imparato di tutti, ho imparato anche dei più giovani che sono arrivati 2 anni fa, per dirti, no? Perché la vita si deve imparare sempre, no? Dai giovani, delle persone che hanno meno esperienza da te, ma ti fanno anche guardare delle cose. Per quello ti dico, ho imparato di tantissime, e questo chiaramente per me è stato il desafio professionista più grosso che ho avuto in vita mia. Niente, diciamo, sia la Formula 1, MotoGP, delle rally, tutte queste altre attività che io ho fatto, mai è stato così challenging come questo, no? Perché qui, come voi sapete, dobbiamo costruire e decostruire o smontare tutto in un periodo di tempo molto corto, e qui è una meraviglia perché siamo in un aeroporto che non hai traffico, ma come tu perfettamente sai, in altri posti dove andiamo, come Parigi o così, o Hong Kong, ricorda te, devi lavorare allo stesso tempo che il traffico di una grandissima città sta funzionando. Allora era un challenge molto grosso, e credo, sono molto orgoglioso, ti devo dire, di tutto quello che abbiamo fatto in talmente poco tempo, no? In solo 7 stagioni, 9 anni, quello che si è ottenuto. E adesso è il tempo della gente giovane, no? Non è da spaventare, no? Non sono preoccupato, non sono, credo che il mio periodo sta finendo, e adesso già diciamo responsabilità dei giovani di portare la Formula E a un livello anche più alto, perché all'inizio, come tu sai, perché tu sei stato dalla prima gara e sei venuto a tutte, come ti ricordi, all'inizio veramente era solo fare le gare, no? Delivery, quello che dicono loro, il delivery. Adesso già questo è una cosa molto più grande, e non è solo fare le gare, questo è un evento dove vengono migliaia di persone, dove hai un e-village che è molto importante, dove hai l'Emotion Club, allora sono tantissime cose, il marketing, come sai, io sono vecchi, ma il marketing adesso è quello che comanda il mondo, no?